questo progetto del nuovo Partenio Lombardi. Ti chiedo molto brevemente che ne pensi, poi volevo sapere anche il parere di Roberto Carannante. Insomma, tu in quello stadio ci hai giocato tanto, tantissimo, hai fatto la storia. Bisogna anche guardare al futuro, però fa male pensare che il Partenio Lombardi verrà battuto, un po' fa male. Beh, se pensiamo che è stato abbattuto anche Wembley, vuol dire che era una cattedrale dello Sì. sport, del calcio, ci può stare, ma d'altronde è un processo che deve andare avanti questo. Il calcio in Italia è rimasto un po' indietro sotto questo profilo, proprio anche a livello impiantistico, quindi il fatto di poter avere una società che si impegnerà in un'opera di rifacimento totale è una grande cosa. Certo, il Partenio è stato così, è stata la vetrina di una regione intera, dell'Irpinia, di Avellino, e ha dato a tanti di noi l'opportunità di frequentare la Serie A per tanti anni. Però si richiamerà ancora Partenio Lombardi, quindi questo è un omaggio al passato. E io ho visionato un po' così sui giornali e in qualche immagine quello che potrà venire fuori ed è un qualcosa così di ultramoderno, ultracomodo, i tempi in cui c'erano i campi fangosi, c'era la gente che si bagnava, nevicava, pioveva, c'erano gli stadi pieni, sono finiti secondo me, quindi Sì. la gente ha imparato ad apprezzare le comodità e non dovrà mai venire meno quello che è il cuore e la passione. Però se si sta anche un po' più comodi, Tanto non è una meglio. brutta cosa. Poi